amici di Telemolise, benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi siamo al Teatro Savoia di Campobasso per assistere ad un concerto in onore del giudice Falcione, scomparso a soli 51 anni. L'evento si chiama Il mio progetto è la vita ed è patrocinato dalla provincia di Campobasso e dall'Associazione Culturale Insieme di San Giuliano del Sannio. Restate con noi. Era importante che Gianni continuasse a vivere per tutti, che continuasse ad impegnarsi anche per gli altri. E in che modo si poteva realizzare questo? Da qui parte l'iniziativa. Gianni ha trascorso la sua breve esistenza progettando la vita, progettando la sua vita e progettando la vita e aiutando gli altri a progettare la loro. Io ho avuto tante testimonianze di persone che hanno avuto la vita cambiata dall'amicizia con Gianni. Ecco, era necessario che Gianni continuasse ad impegnarsi per gli altri e in particolare che lo facesse per i giovani. E da qui nasce l'iniziativa di questa sera, quella di presentare un progetto più grande, istituire una borsa di studio che porta il nome di Gianni Falcione, che verrà assegnata ai giovani che si distingueranno nell'ambito della cultura. Come primo anno abbiamo pensato di coinvolgere gli istituti medi superiori e verrà quindi individuato il ragazzo meritevole per l'anno scolastico 2016-2017. Ma poi io penso di voler considerare questa serata solo un inizio e di poter continuare questo cammino. Vorrei che ci ritrovassimo ogni anno qui, in particolare mi piacerebbe che succedesse proprio il giorno del compleanno di Gianni, che è il 19 marzo. Con il maestro Leo Quartieri, musicista affermato, molto conosciuto a Campobasso. Oggi un concerto per ricordare la figura di Gianni Falcione. Che musica porterete sul palco? Allora, prevalentemente sono brani composti da me e con alcuni standard, perché tra l'altro è prevista anche una vocalist con questo quintetto, e quindi sono tutte musiche mie tranne alcuni brani proposti anche da altri autori. Perché un concerto per Gianni Falcione? Concerto, allora, io sono stato contattato dalla famiglia di Gianni Falcione e ho aderito immediatamente, perché non conoscendo anche la persona da viva, ma mi è sembrato doveroso, anche in base a quello che ho potuto leggere dalle persone, dai racconti che mi hanno fatto le persone, di un giudice che era molto corretto nelle sue cose, e ho voluto aderire con questo concerto per ricordarlo, sicuramente anche con tante persone che gradivano appunto questo momento. Vogliamo parlare del quintetto, quindi i componenti, gli strumenti? Allora, il quintetto è formato da Erika Petti, vocalist, una giovanissima cantante molisana ma di ottimo livello. A seguire Sergio Casale, sassofonista, sax tenore e soprano, Marco Borghetti, vibrafono e percussioni, Armin Siros, batteria, e il sottoscritto Leo Quartieri al contrabbasso. Inoltre c'è anche la figura, l'intervento di Mena Vasellino, attrice, che appunto leggerà dei testi scritti da Gianni Falcione. Com'è nata l'idea di questo progetto, di questa serata?
Ecco, per l'occasione volevo sottolineare la persona di il maestro Antonio Farnitano, tra l'altro musicista e nonché amico, che mi ha chiamato per appunto, ecco, fare questo concerto in memoria di Gianni Falcione. Contro chi vuole toglierle l'anima e farla di plastica. La curerò come un malato, la guiderò come un bimbo e la solleverò con un soffio di leggerezza. Perché la vita è fragile e forte per chi le vuole bene. Il mio progetto è la vita. Voglio viverla sino all'ultimo respiro, fondermi in essa, annientarmi fra le sue braccia. Voglio vederla danzare nel vento e abbracciarla nelle notti calde d'estate. Voglio portarla con me, oltre la morte. Siamo con il presidente della provincia di Campobasso. Oggi si ricorda il giudice Gianni Falcione, scomparso a soli 51 anni. Anche la provincia è presente a questo ricordo. Ma la provincia è presente perché era doveroso da parte nostra partecipare al ricordo di un giudice, di una persona straordinaria. Ma io più che come presidente della provincia lo vorrei ricordare come mio compaesano, come amico, che l'ho visto nel suo percorso della vita, il suo impegno, la sua umiltà, la sua professionalità, ma soprattutto la disponibilità verso la gente. Io lo ricordo al mio paese di tante iniziative per un sviluppo socioculturale del paese, dalla composizione di canzoni, dalle poesie dedicate al suo paese, ma comunque era una persona che si prodigava per gli altri. Personalmente lo ricordo anche negli anni 90, quando da sindaco di San Giuliano era un mio stretto collaboratore perché era un amministratore. Ricordo la sua preparazione, la sua collaborazione, a me era molto utile, soprattutto nel segno della lealtà, della trasparenza e anche dei consigli buoni di una buona amministrazione. Quindi io lo voglio ricordare in questa maniera. Certamente la sua scomparsa ha lasciato in noi un grandissimo vuoto e penso che per tutti quelli che lo hanno conosciuto rimarrà sempre nei nostri cuori. Era conosciuto infatti per il suo senso di giustizia, una figura istituzionale poi importante per Campobasso. Ma certamente chi lo ha conosciuto anche da giudice ha potuto apprezzare il suo senso di responsabilità nel giudicare la gente, ma soprattutto era quello che anche a chi condannava tendeva una mano nel poterlo recuperare, riportarlo sulla retta strada. E quindi questo sta a dimostrare la sua grande professionalità, il suo senso del dovere e soprattutto la sua disponibilità verso gli altri. Sergio Casale, musicista, ci dici lo strumento che suoni e come è nata la tua passione per la musica? Io sono il sassofono tenore e il soprano questa sera, ma sono anche flautista, infatti nasco come flautista all'età di 9 anni e poi è un percorso che è durato e dura fino ad oggi, insomma. Suonare in una circostanza come questa è comunque un concerto in onore di Gianni Falcione, un giudice molto noto a Campobasso. Che emozioni ti dà? Per me è un onore suonare in questa manifestazione, per questa manifestazione e anche con Leo in questo teatro, in questa bellissima cornice. Thank you.
Anche questo viaggio è terminato, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le puntate di Viaggio in Molise sul digitale terrestre, canale 11 di Telemolise, canale 96 in Abruzzo e 880 nel Lazio, inoltre al canale tematico 212 Molise Mio. Potete rivedere anche tutte le nostre puntate collegandovi al sito www.telemolise.com.